cronometro comunque per seguire un po' come va lo svedese. Bene, ti terremo informato dei vari tempi, soprattutto in località Elvia Recina. È appena transitato Stefano Garzelli e anche lui ha pagato dazio. Vediamo Scarponi molto bene nel finale, 41 e 53, secondo tempo assoluto per Michele Scarponi. Nei due tratti in salita è stato formidabile Scarponi. Sì, ha pagato dazio, probabilmente la partenza veloce, è riuscito a non difendersi benissimo nel tratto pianeggiante, ma negli ultimi 4 km quelli in salita è andato davvero forte. È transitato Davide Arrebellina e Elvia Recina, per lui 1:20 di ritardo da Andreas Klöden. Lo vediamo inquadrato, qualcosa potrebbe recuperare nel finale o quantomeno non perdere, ecco, non perderà più di qui al traguardo Arrebellina. Io penso di no, anzi penso che possa guadagnare qualcosina, lui è uno dei corridori più forti in salita, l'ho dimostrato anche ieri arrivando secondo sul traguardo di Montelupone, non è uno specialista, normale che abbia perso tanti secondi soprattutto nel tratto pianeggiante. È una Tirreno ancora molto incerta perché al termine di questa tappa la maglia ce l'ha Klöden, ma la di Qui Giovanni, lo ha dimostrato ieri, in tappe in salita è molto forte. Scarponi oggi è andato forte, Simoni ieri è andato bene, Rebellin. Ecco, diciamo che l'uomo della di Qui Giovanni domani dovrebbe essere Rebellin, l'ha già annunciato Davide, ha detto vorrei vincere il tappone, se come ha detto Di Luca quella di domani è paragonabile a una grande classica come altimetria, beh, più uomo da classiche di Rebellin non ce n'è. Penso proprio di sì. È andato bene Davide nel tratto finale, è andato bene Rebellin, ha perso pochissimo, considerate che il tempo di Lowquist è 41:53, perderà un minuto circa da uno specialista come Thomas Lowquist. Davvero bravo Davide Rebellin, lui che non è certo un cronomen, tenacia, forza, grinta, sono caratteristiche ormai consolidate da parte di Davide Rebellin. Bravo, è andato bene nel tratto finale. Primo degli italiani Michele Scarponi, l'abbiamo visto tagliare il traguardo in quarta posizione. Stamani abbiamo letto su alcuni giornali basso, segnali preoccupanti, basso dove sei. È vero, ieri è andato abbastanza piano nella cronometro. Simoni tiene duro. Tiene duro, non l'avevo mai visto così brillante ad inizio stagione. Adesso i corridori stanno preparandosi per la discesa. Fa freddo, la temperatura è sotto i 10 gradi. Adesso c'è questa discesa abbastanza tortuosa nella prima parte, molto più agevole nella seconda. Ripetiamo, Michele Scarponi, corridore di casa, ha testato tante volte questa salita ed anche la discesa, quindi potrebbe essere lui insieme a Vincenzo Nibali coloro che potrebbero aumentare ancora il vantaggio nei confronti del gruppo di Andreas Klöden e Lofquist, il primo e il secondo della generale di questa mattina. Ci dicevano che stanotte era caduta neve sul Sasso Tetto, che è una stazione sciistica dell'Appennino Umbro Marchigiano, Sassotetto, frazione di Sarnano Terme. Ecco, vedete le immagini dei campi da sci con la mantellina nera proprio davanti alla nostra moto ripresa Gilberto Simoni. Bisogna inchinarsi per quello che sta facendo Gilberto. Tra questi quello messo meglio è senz'altro Michele Scarponi, autore di una cronometro ieri al di là di ogni più rosea aspettativa. Quarto a soli 21 secondi da Andreas Klöden ed è per questo che in classifica si trova in terza posizione. È in salita Scarponi, lo ha dimostrato anche ieri, sta andando molto molto forte. Prima smorfia sul viso di Michele Scarponi. Adesso qui c'è il tratto più duro, ma dopo la salita diventa leggermente più agevole, si sposta Ivan Basso. Torniamo da Pancani, Francesco, 1:20 ci segnala Radio Corsa. Ha perso definitivamente contatto Vincenzo Nibali, che ha cercato fino all'ultimo di stringere i denti, ma poi a 2,5 km ha dovuto mollare, ha mollato anche Martinez. Adesso di nuovo una progressione da parte di Ivan Basso, gli tiene la ruota Garzelli, cerca di ricucire anche Scarponi, sempre questi tre davanti a voi. Ancora una curva e poi sarà volata gli ultimi metri
si arrampicano al 10%. Parte vedete Garzelli. Garzelli, 150 al traguardo, molto buona l'azione di Michele Scarponi. Scarponi e Garzelli per il successo di tappa. È davanti Michele Scarponi. Scarponi va a vincere addirittura la tappa. Michele Scarponi su Garzelli. E il finale era duro e anche Garzelli ha pagato. Vamos Michele, i tifosi di Scarponi. È entrato Ivan con Garzo, Ivan è veramente stato fortissimo e abbiamo trovato anche Stefano. Abbiamo trovato la collaborazione giusta, siamo arrivati qua all'arrivo e alla fine è andata bene a me. Comunque è andata bene. Grazie Michele Scarponi, Ivan Basso, insomma questi giornali ieri ti hanno infastidito e tu hai dato il là. Ma mi hanno infastidito, ormai ci ho fatto l'abitudine, sembrava una catastrofe la cronometro di ieri. È una soddisfazione che lui sicuramente condivide con le persone care che gli sono state vicine, sono momenti difficili per chi è che appunto ecco, lo vediamo. Guarda, è un ragazzo che non trasmette quello che sente intimamente, perché è abbastanza schivo, anche se è simpatico come ragazzo, però insomma è uno che ha vissuto questa sofferenza con grande profondità e solo le persone care possono sapere quanto gli è costato. Filottrano. Venite dallo stesso paese. Guarda, abitiamo vicini, di preciso da Cantalupo, che è una frazione di Filottrano. E lui è molto legato alla sua terra, come è normale che sia, ha cominciato a correre lì. E abbiamo una passione in comune, non so se posso dirla, è quella di giocare a sorpresa negli orari più impensati a ping pong. A ping pong, abbiamo la chiave dell'oratorio e dopo cena o comunque quando lui è libero dagli allenamenti e io non sono in giro per l'Italia per motivi calcistici, ci ritroviamo dietro il tavolo rettangolare, ma non di calcio, di ping pong. E chi vince? Beh, a ping pong lo batto e lui, siccome non è, è un tipo tenace, non vuole mai perdere, un po' si arrabbia, un po' la butta sullo scherzo. Accanto a noi l'ammiraglia della DQ Giovanni Androni, la formazione di Michele Scarponi, dunque subito una battuta con Marco Bellini, il direttore sportivo. Possiamo dire un successo quello di Scarponi, costruito in gran parte nella crono di Macerata. Marco, vi chiedo scusa, attenzione alla curva un attimo. Non siamo stati fortunati perché abbiamo trovato proprio l'unica curva in pratica degli ultimi 10 chilometri. Dicevamo un successo quello di Michele, costruito soprattutto nella crono di Macerata. Sì, buon pomeriggio a tutti. Senz'altro Michele ha fatto una grande cronometro. Sapevamo che aveva una grande condizione, ma la cronometro probabilmente si è anche superato. Attenzione, mancano ancora, per scaramanzia sto parlando, mancano ancora 60 chilometri alla fine di questa Tirreno, speriamo che tutto vada per il verso giusto. Grazie a Marco Bellini, ammiraglia della DQ Giovanni Androni, a voi. Anche la Cipressa, e quindi secondo me la DQ Giovanni cercherà un attacco, se non sulla Cipressa, sul Poggio. Così come Pozzato, Pozzato si è preparato in modo impeccabile, pensate che ieri dopo i 235 chilometri si è sciroppato altri 70 chilometri dietro macchina. Questa è la classifica generale definitiva, settima tappa qui a San Benedetto del Tronto, dopo 4 anni di successi stranieri, dopo Freire, Thomas Decker, Andreas Klöden e Fabian Cancellara, un italiano ed è Michele Scarponi, si aggiudica la corsa dei due mari. Personalmente e umanamente sono molto felice per Michele Scarponi, che aveva avuto un lungo periodo di stop causa squalifica, non si è perso d'animo, ha continuato ad allenarsi e ha trovato la fiducia di una squadra forte e brillante come la di qui Giovanni Androni. Michele ha ammesso di aver perso per un attimo la fiducia di tornare, poi ha detto però che
che nel momento in cui rischiava di perdere tutto ciò per cui aveva faticato una vita si è rimboccato le maniche per tornare a inseguire il suo sogno. E abbiamo Scarponi in diretta con Alessandra. Sì, ringrazio gli organizzatori che ci permettono di rubarlo prima della premiazione. Insomma, ci credevi quando sei partito o no? Ma sì, ci speravo, sapevo di star bene, sono riuscito a fare un'ottima crono, a fare una gran tappa ieri, una bella vittoria, insomma a fare una grande Tirreno ed oggi sono riuscito a coronare questa bella vittoria. Ieri mi hai detto questa vittoria mi restituisce tutto. Sì, ho passato dei momenti un po' così così, finalmente sono tornato a successo, sono contento per me, per tutti quelli che credono in me, per i miei tifosi, per la mia squadra che è veramente stata fantastica dal primo all'ultimo e ringrazio tutti. Hai un sostenitore, non ciclistico, diciamo, se si può dire. C'è l'arbitro Tombolini che vuole magari farti una domanda, non so, Auro. Sì, esatto. Aspetta che gli passo le cuffie. Ciao Michele. Sì, ciao. Ciao. Niente, ti volevo dire, guarda, per te questa è una pagina importante della carriera, ma la stai iniziando di nuovo, quindi che sia veramente il trampolino di lancio perché puoi fare ancora tanto. Grazie Daniele, ti ringrazio veramente. E ci vediamo a Filottrano, eh. Ok, un abbraccio, Scarponi, a presto. Sì. Ma è vero che ti batte a ping pong? Dillo. Ma così così, qualche volta l'ho battuto anch'io. Di la verità. Ciao Michele. Ciao, ciao a tutti. Bene, sei minuti a chiudere Alessandra, quindi se avrai altri ospiti, soprattutto in prospettiva Sanremo a questo punto. Penso che abbia vinto il corridore più forte nel giro di tutta la settimana. Se lo sta mangiando con gli occhi Daniele Tombolini, nostro ospite, Michele Scarponi, perché? Perché è un suo amico, perché viene dal suo stesso paese e perché dopo tanto patire finalmente ha ritrovato gioia, serenità e tranquillità. Ma sì, buon pomeriggio. Intanto, beh, Michele se lo merita. Ha scritto una pagina importante ieri della sua carriera e sono doppiamente felice perché, come dicevi tu, non ha mai vinto un marchigiano nella storia, non ha mai vinto una Tirrena Adriatica. Il fatto che possa lui portare questa maglia blu riempie di gioia tutti i marchigiani, a me in particolare che sono concittadino di Filottrano di Michele. Se lo merita proprio perché ha passato veramente dei momenti difficili. Volata raghi compatti. Mattia. Mattia Gavazzi alza le braccia. Ha vinto una tappa la settimana lombarda 2008 a Costa Volpino, vince oggi a Zigonia. Appartiene a Ricci Giovanni Androni. Quest'anno. Via. Questo è un grande podio con un grande vincitore. Primo Gavazzi, secondo Petrushenko, terzo Theo Bos. Prova ad allungare José Serpa. Un passato da Pistar, qualche anno fa è giunto sesto ai campionati del mondo a squadre, parlo dell'inseguimento a squadre su pista. Quest'anno ha vinto una tappa alla Tour de Saint-Louis nel mese di gennaio e ha vinto poi la classifica finale della Tour de Langkawi, Giro della Malesia. Lui fa il doppio della fatica rispetto a chi insegue. Gianni Savio, team manager della De Qui Giovanni, notò questo corridore qualche anno fa in una corsa in Venezuela e si rese conto che andava davvero forte, ma era un po' grassoccio e gli disse: guarda, tu sei un corridore interessante, potresti andare molto forte, se riuscirai a calare qualche chilo potrei anche prenderti. L'anno dopo José Serpa si presentò alla stessa corsa con qualche chilo in meno e fu ingaggiato dalla formazione del principe Gianni Savio. Quando mancano 14 km alla conclusione, mi sembra Scarponi. È lui, Michele Scarponi. Vedete Michele Scarponi, un po' come fece sulla Cipressa, la Milano-Sanremo. Si è messo in testa a scandire. Può darsi che sia una tattica della Di Qui Giovanni, proprio per fare sì che Davide Rebellin possa presentarsi con gli altri rivali ai piedi del muro. Vedete Davide Rebellin affiancato a Damiano Cunego. Cadelevans. Ha ancora un leggero margine di vantaggio. Sferra l'attacco Cadelevans, alla sua ruota c'è Andy Schleck, poi Davide Rebellin e poi Damiano Cunego.
L'anno scorso fece la differenza qui Kim Kirschen, viene raggiunto il francese, è sempre davanti Cadel Evans con Andy Schleck in seconda posizione e Rebellini in terza. Forza Davide, forza Damiano, prova Davide Rebellini ad affiancare Andy Schleck, è una lotta a tre, Rebellini sulla destra, Cadel Evans sempre davanti ai 200 metri dal traguardo. Andy Schleck prova a partire, Davide Rebellin, vai Davide, Davide Rebellin è davanti, ha superato Andy Schleck, Davide Rebellin cerca alla splendida età di 38 anni di rivincere la freccia vallone, Rebellin è partito, Rebellin è davanti, ancora un leggero margine per Davide Rebellin, Davide Rebellin è sul traguardo, Rebellin, grandissimo Davide, a 38 anni, fa ancora sua la freccia, è terzo, è arrivato Damiano Cunego, è arrivato senza energie Cadel Evans, terzo Damiano, primo Rebellin, terzo Damiano Cunego, ma che grande che è Rebellin, ma che corridore, la settimana scorsa aveva avuto mal di gol, influenza, l'Amstel Gold Race, sembrava davvero non essere in grado di competere e oggi li ha letteralmente distrutti gli avversari sul muro di Wii. Grande Davide! Davvero straordinario, sembra che il tempo non passi. Davide Rebellin che zitto zitto si porta a casa la sua terza freccia vallone ed è la prima grande classica di un corridore italiano in questo 2009. A te Alessandra! L'abbiamo qui davanti Davide Rebellin. Damiano Cunego, Davide, Davide. Non ci fanno fare l'intervista per il momento, Mauro. Comunque l'abbiamo qua. Settiema, come Marcel Kint, Andy Merckx e Argentin. Ma rivediamo gli ultimi 200 metri di Davide. Evans è partito troppo presto, la conosce benissimo lui la salita di Wii. E parte sempre quando è il momento giusto. A te Alessandra. Davide, complimenti, complimenti. Auro ha detto 38 anni, ma tu l'altro giorno mi hai detto 38, li compio a luglio, quindi 37? Sì, in effetti devo ancora compierli. Ma sono contento oggi perché comincio a sentire buone sensazioni. Ho recuperato l'influenza della settimana scorsa e sinceramente non pensavo, però sono contento perché già una buona condizione. Una sfida a tre, cosa ci hai messo in più per arrivare da solo? Ma sono i miei arrivi, ormai lo conosco bene questo muro, ho sfruttato bene il lavoro di Evans che ha fatto una bella accelerazione, poi ho detto do tutto gli ultimi 200 metri e ce l'ho fatta. Cosa farà questa squadra, a parte qui nella Liegi, ma cosa farà il Giro d'Italia? Perché manca anche Gilberto Simoni che è al Trentino. Ma cercherà di far bene, come sempre. Gilberto Simoni al Trentino, ho parlato ora con Marco Bellini, sta terminando la crono. Qui un grande successo di squadra, bravissimo Davide Rebellin, un vero professionista, merita questo successo. Complimenti a tutti i ragazzi e a tutta la squadra perché siamo stati protagonisti nella terz'ultima Côte, ha attaccato José Serpa e poi Michele Scarponi. Abbiamo dimostrato ancora una volta di onorare la corsa. Grazie a voi.